La fondazione del Principato è un vero e proprio capolavoro di ingegneria politica. Per averne un'idea, basta leggere le Res Geste Divi Augusti, un'ampia memoria relativa alle imprese e al governo del divino Augusto, che fu trascritta su lastre di pietra o di metallo ed esposta in tutte le principali città dell'impero. In particolare, è dalla lettura del capitolo 34 delle Res Geste che possiamo enucleare i tre pilastri sulla base dei quali Ottaviano costruisce il Principato, una nuova forma di potere che tuttavia non doveva presentarsi o risultare così nuova e inedita al popolo romano e alla sua classe dirigente. Il primo è la Res Publica Restituta. Nel 31 a.C., pur avendo tutto il potere nelle sue mani, a seguito della sconfitta di Antonio e della conclusione delle guerre civili, Ottaviano, memore della tragica sorte di Cesare, ma anche dell'avversione storica del popolo romano verso la monarchia, non instaurò un potere assoluto facendosi nominare dittatore. Ripristinò formalmente l'antica Costituzione repubblicana fondata sulle magistrature e sul Senato, rinunciando a ogni carica straordinaria. Il secondo punto chiave è che si tratta di una restituzione di facciata. Ottaviano si fa conferire infatti dal Senato il titolo di Augustus, venerabile, nel 27 a.C. È un titolo onorifico che sancisce la superiore auctoritas del princeps, un'autorità che non corrisponde però a una precisa potestas, ma che di fatto colloca la sua figura al di sopra del Senato e delle altre magistrature. Terzo punto chiave, superiore per auctoritas, Ottaviano è tuttavia pari per potestas agli altri magistrati che sono stati suoi colleghi e che hanno continuato a essere eletti secondo le procedure in vigore da secoli. Formalmente è così, ma non nella sostanza, dal momento che Augusto ricoprì in maniera continuativa due poteri chiave: l'imperium proconsulare Maius, attraverso il quale egli governava tutte le province dell'impero, e la tribunicia potestas, che gli consentiva di controllare l'attività legislativa del Senato e dei consoli. Il Principato Augusteo, dunque, da un lato mantiene l'assetto istituzionale della Res Publica, dall'altro lo svuota di significato e trasforma di fatto Roma in uno Stato retto da un sovrano.